fine la stoppata di Pini, lancio lungo di Rosselli per Henderson che scarica dietro per Johnston. Da chi? E va a segno Henderson. Dare centimetri su Dinkis che mette un po' di tonnellaggio, ma ben la transizione veronese per Udon, si prende la tripla, ancora il massimo vantaggio, era pronto a rientrare Carotti, essere Q. Ed ora si apre la difesa per essere Q. Riesce a salvare questo possesso Rebez, si prende un tiro da casa sua e lo mette. Ancora un po' di diffidenza, bisognerà aver pazienza, si prende il tiro Candussi. Un po' prevedibile questa giocata, ma adesso Voldetensi combina un mezzo pasticcio, riesce comunque a mandare a canestro, perché adesso si sono alzate le percentuali avversarie, ma ha lasciato la mano adesso sull'extra possesso di Pini. Carotti per Grant che ci riprova, Johnston la finta, va fino dentro da cameriere in sottomano e 18, Rosselli dentro, si sbraccia Johnston, il lob proprio per l'americano, è un gioco da ragazzi. Johnston contatto con Graziani, dentro per Pini che va di esperienza per Carvel Henderson, fa saltare l'uomo. The Fire! Difesa veronese, non è uscita bene dagli sfogliatoi. Chieti, la tripla! Va dentro, poi riapre per Vincic che punti nella ripresa per Verona che va a segno. 12 punti per lui. Si butta dentro Johnston, scusate Henderson, fuori va, è un passaggio per Rebez che adesso va ad attaccare Carotti. Primi punti di Meluzzi nella partita, passaggio no look per Candussi che va a segno, Carotti all'Arsenio Lupin, contropiede di Udo! Voldetensi, gran scarico per Seruku, per Voldetensi che va fino in fondo in terzo tempo, debole per Carotti che ancora rimanda sull'angolo per la tripla, chiude dentro per Udom che va a scodellare, Henderson consegna Udom, ancora per l'americano, si prende il tiro dalla punta, va a schiacciare, Ninja Pin affonda, amici dentro, Jackson appoggia facilmente a recuperare palla, Udon per Henderson che salta l'uomo. La vittoria della Tezeris Verona che supera la Lux Chieti 87 a 73.